Vittoria 2. Anticipazioni, trama, prima puntata. E finalmente terminata l'attesa, domenica torna in onda la nuova stagione della serie TV Vittoria, che lo scorso anno ha conquistato il pubblico italiano. Inizia così la seconda stagione con 8 episodi più uno special, per un totale di 5 puntate, in onda ogni domenica su Canale 5. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione della serie TV Vittoria. Questa ha debuttato lo scorso anno esattamente il 29 dicembre 2017 in Italia, sul canale La F di Sky, ma adesso per tutti gli appassionati sarà visibile in chiaro su Mediaset. Nella serata di domenica saranno trasmessi 2 episodi di questa seconda stagione, che in totale è composta da ben 8 episodi, più uno speciale che concluderà la serie TV. Vittoria dunque andrà in onda per ben 5 settimane consecutive. Qui di seguito le anticipazioni della prima puntata. Vittoria 2, episodio 1, figlia di un soldato. Sembra essere trascorso soltanto un mese da quando Vittoria ha partorito, dando alla luce la sua bambina. Proprio in quel momento scopre che qualcosa durante la sua assenza è cambiato e soprattutto che il governo ha agito a sua insaputa, causando disagi tra la popolazione. Nessuno effettivamente le ha fatto sapere dei problemi sorti durante la sua assenza e per questo si arrabbia con Albert, accusandolo di aver aiutato il governo ad agire alle sue spalle. Vittoria, dopo il parto, è rimasta chiusa nelle sue stanze per la ripresa, ma viene a conoscenza di alcune cose. Scopre innanzitutto che le truppe britanniche, nel corso della guerra anglo-afghana, sono cadute. Successivamente decide di non prendere in considerazione la proposta arrivata da Leopold, il quale vorrebbe che la principessa si sposasse in un altro paese, soltanto per scopi politici. In seguito alla sconfitta, il popolo sembra essere piuttosto amareggiato e per questo Vittoria cerca in qualche modo di risollevare gli animi e così decide di apparire in pubblico per la prima volta dopo aver partorito. Nel frattempo Albert decide di rivolgersi al fratello per avere dei consigli su come poter riallacciare il rapporto con Vittoria, che ormai sembra essere andato perso. Miss Sherrett, in seguito alla partenza della signorina Jenkins, viene promossa e Francatelli è convinto a tornare. Anche la duchessa di Buccleuch è promossa come mistress, ovvero come dama di compagnia della regina, posizione che prima era occupata dalla duchessa di Stamberland. Vittoria 2, anticipazioni, episodio 2, il mostro dagli occhi verdi. Il padre di Albert continua a porre al figlio delle domande riguardo le sue finanze, tanto da spingerlo ad andare a visitare la Royal Society al fine di incontrare ovvero Charles Babbage e Ada Lovelace, due grandi pionieri dell'industria informatica. Dopo averli incontrati, li invita al palazzo, ma Vittoria inizia ad avere dei sospetti piuttosto forti nei confronti di Albert, che mostra nella Lovelace una certa ammirazione che sembra nascondere qualcosa in più del semplice interesse per il padre Lord Byron. Così Vittoria, piuttosto sospettosa, ne parla con Albert e gli chiede se le sue intenzioni sono quelle di fare diventare la Lovelace la sua amante. Durante la puntata Vittoria poi verrà a conoscenza di una notizia piuttosto sconvolgente, ovvero scopre di essere nuovamente incinta. Essendo trascorso poco tempo dal parto, questa notizia le crea ansia, ma poi capisce che questa potrebbe essere una scusa per far sì che il suo rapporto con Albert possa ricucirsi.
un giovane ladro si introduce nelle cucine, ma dietro un semplice tentativo di furto si nasconde un piano piuttosto dettagliato. Il ragazzo infatti si introduce all'interno del castello e convince Miss Clary che la struttura è infestata e che per le stanze vaga un fantasma. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.